Il mercato vostro italiano, come abbiamo visto anche dai dati, regge, che è un segnale molto positivo. Lo vedo, come ho cercato di spiegare, un mercato con delle potenzialità enormi, sia per ragioni culturali, sia perché il tipo di prodotti e di cose a cui gli italiani sono interessati sono tutte cose che in rete si possono vendere, addirittura produrre e commerciare. Però lo vedo con un soffitto di vetro sopra la testa che lo blocca, come ho cercato di sottolineare. Perché per esempio la povertà tremenda dell'infrastruttura italiana, cioè il fatto che il paese non è cablato, che non ci sono sistemi di wireless, che i cavi non trasmettono, che le comunicazioni cadono sempre, è un'enorme limitazione per la rete. Io credo che quella sia la limitazione maggiore. Se si riesce a togliere questa cappa di vetro, lo vedo con grandissime potenzialità, francamente, con grandissime potenzialità. Il mercato italiano rispetto a quello americano è non solo più piccolo, impressionante, eccetera, ma è proprio più povero. Perché? Perché in Italia in rete c'è praticamente solo pubblicità e un po' questi punti di incontro tipo Libero, eccetera, eccetera. Non c'è produzione, c'è pochissimo commercio, c'è pochissima produzione di giochi, attività, social interaction group, c'è pochissima produzione di altre cose di valore aggiunto che non siano la pura pubblicità. Quindi è molto più povero in termini di eterogeneità la rete italiana. La rete americana ormai è diventata un po' tutto. In rete puoi fare cose che qui ci sogniamo, ma direi la cosa più rilevante è che in Italia la rete non è uno strumento di vendita, cioè non è un mercato vero nel senso proprio la piazza del mercato. E la potenzialità della rete, che forse non si è apprezzata, è che è esattamente questo, è come se fosse la piazza del mercato, la piazza centrale dell'urbe metropolitana, in cui c'è un po' di tutto, in cui ci sono i dibattiti politici, la gente che chiacchiera in piazza, c'è il caffè dove prende il caffè, c'è il servizio legale perché c'è lo studio dell'avvocato e c'è anche il mercato della frutta e della verdura in cui compri e vendi cose. La rete ha esattamente la potenzialità di riprodurre il mercato medievale nella sua interezza.